Ancora non è chiara l'esatta entità dei danni dell'incendio che ha colpito circa 100 ettari di terreno a Metaponto sulla costa ionica. I carabinieri della compagnia di pisticci e della locale stazione, assieme ai tecnici comunali, alla polizia municipale e ai vigili del fuoco, hanno effettuato un sopralluogo e continuano le indagini per accertare la natura dell'incendio. E intanto il giorno dopo i titolari dei lidi, cui territori sono stati in parte coinvolti, tengono a precisare che la stagione estiva non si ferma. La cosa più importante è diffondere un messaggio. Qui a Metaponto non è andato tutto perso, le strutture sono in funzione, il Mondial Camping, il Riva dei Greci, il Campeggio Giulia sono strutture operative. Le fiamme di ieri è chiaro che hanno preoccupato tutti, hanno allertato tutti, abbiamo evacuato le strutture in maniera precauzionale, quindi sono stati portati fuori tutti gli ospiti in salvo, tutti gli ospiti stanno bene, a nessuno è accaduto nulla, gli ospiti sono stati portati fuori in maniera del tutto, diciamo, preventiva. Hanno alloggiato sempre a Metaponto, per cui nessuno si è dovuto né allontanare né è corso via. Hanno alloggiato in case private, in hotel della zona, in strutture di colleghi, amici campeggi che si sono resi tutti disponibili per il pernotto, per le cene e via discorrendo. C'è stata una grandissima collaborazione da parte proprio degli ospiti. La macchina dei soccorsi è stata interna delle strutture, per cui noi azienda ci siamo messi in moto in primis per attivare, diciamo, i primi soccorsi, se così si devono definire. Per cui al momento tutto è in regola, lo potrete vedere dalle immagini, il campeggio è intatto, il campeggio è in piedi, per cui la vacanza continua, le prenotazioni ci sono, tutto funziona. Stanno chiamando molte persone che prenoteranno, hanno prenotato da qui al resto dell'estate, voi li state rassicurando ovviamente? Stanno chiaramente, regolarmente telefonando tante di quelle persone che hanno già prenotato per conoscere la situazione, per ricevere informazioni in merito alla situazione attuale. Noi stiamo spiegando con tutta chiarezza e franchezza e sincerità qual è la situazione attuale. Io ho delle persone, degli ospiti che sono in spiaggia regolarmente, possiamo fare la doccia, possiamo mangiare, cucinare, vestirci, va tutto bene.